Perché diciamo sempre pensare, sentire, volere, e non pensiero, sentimento, volontà. È una questione marginale, linguistica, ma c'è una ragione di dinamismo contro una cristallizzazione di fatti. E già c'è la risposta, perché il pensiero, sentimento e volontà è già un'astrazione, mentre nel verbo c'è il movimento. Questa, d'altra parte, è la distinzione della vecchia psicologia, della psicologia tradizionale. È una tripartizione che era stata già sanamente intuita dai primi psicologi, e quindi alcune volte possiamo usare pensiero, sentimento, volontà, ma quando seguiamo il processo nella sua dinamicità, è bene che usiamo come sostantivo l'infinito. Fratello Lucifero, fratello Rimani, mica di attesa. Se no dovrei dirlo a tutti. Fratello Lucifero, io non mi fiderei. Fratello Arimane, tanto peggio. I fratelli hanno ucciso i fratelli. Questa fera notizia, novella vi do. Dunque, fratello Lucifero, fratello Arimane, è coraggioso l'amico, eh? Non è escludendovi da me che io comprendo me. Amico Sergio, vorrei vedere se avessi la forza di escluderli, perché escluderli significa padroneggiarli. Dunque, però, adesso io sto un po' stuzzicando, frugliando, ecco, come si dice da noi a Napoli. Io non sono napoletano. Fratello Lucifero, fratello Arimane, non è escludendovi da me che io comprenda me, ma riconoscendovi ed inserendovi nel giusto luogo me ritrovo. Voi siete figli di Dio così come io sono io, e nel comprendervi io sono. Dal punto di vista della nobiltà di questa immagine non c'è niente da dire, è la più perfetta, la più elevata che possa concepirsi. Però all'atto pratico le cose sono un po' a rimane. Non possiamo fare tanti tenere, quello ci schiaccia. Appena scopriamo la guardia, quello è tutto agguati. Naturalmente è un grande aiutatore, come un avversario ti fa diventare forte, la concorrenza e la forza è una forza economica. Purtroppo si sta dimenticando questa, che con la concorrenza il migliore prodotto va avanti, e quindi è obbligato a essere corretto, correttissimo, economicissimo. Abolite la concorrenza e tutti si riposano sul prezzo astratto che porta verso la povertà. Quindi, vabbè, il paragone è Arimane ci fa diventare forti, certamente, però
bisogna veramente conoscerli questi esseri, perché loro non vogliono essere conosciuti, perché c'è un loro piano che deve sfuggire all'uomo e la loro arte è di usare le debolezze dell'uomo, fortificarlo con le sue debolezze. L'arte dell'uomo, e direi anche l'arte dell'iniziazione, consiste nello scoprire tutti i tranelli, tutte le insidie, tutte le arti di questi due aiutatori, ostacolatori. E allora si arriva persino a bloccarli e a tenerli a bada e persino a usarli. Potremmo persino arrivare a dire che se un giorno Arimane fosse veramente da noi conosciuto per quello che è, lo potremmo usare come una forza, allo stesso modo che oggi usiamo per esempio la dinamite. Salute. No, è meglio che usiamo un altro paragone, se no dicono qui facciamo i terroristi. L'elettricità, ecco. E certo, l'elettricità, se viene usata da qualcuno che non la conosce, può dare dentro, può fare molto male. Però se a un certo punto si conoscono le leggi, si isola, si usa, allora è utile. Oppure l'energia atomica. Rimane una forza. Se ci possiede, allora quello è il male. Se noi possediamo lui, allora quello è il bene. Comunque, appresso questo spirito di fraternità verso Lucifero e Arimane, ma io non mi fido, e quindi alla larga. Detto questo, è una grossa ingenuità, perché quello è inserito in tutto. In questo momento io sto parlando grazie a Lucifero, col pensiero riflesso, o un pensiero che si riflette, e quello è Lucifero. Naturalmente, dovendo parlare di queste cose, bisogna fare un certo sforzo di essere in una zona di stabilità della luce, ma normalmente noi dobbiamo a Lucifero l'espressione, la riflessione, tutto ciò che è riflesso è luciferico, e la luce riflessa, non è la luce. E rimane è tutto il mondo delle sensazioni, quindi l'arte di servirsi di questi e di conoscerli è come uno li conosce, conoscendo se stesso, perché non c'è espressione della vita in cui non sia presente l'io, Lucifero e rimane, ossia il Cristo, il ladrone cattivo e il ladrone buono. Sarebbe il ladrone buono, sarebbe Lucifero. Comunque vediamo se ci si dà modo di rispondere ancora a questa domanda. Adesso qui c'è una domanda che è piuttosto aggressiva, aggressiva in senso metafisico, non in senso fisico. L'uomo moderno è inserito nel mondo che appare fisicamente, non ha ancora conoscenza dello spirituale. Che cos'è allora che lo sprona all'evoluzione?
bisogna dire tutto, ricominciare tutto da capo. E quindi è una domanda terribile questa. Però vediamo di rispondere, perché c'è grazie, scritto grazie, quindi è una persona a modo. L'odore è inserito nel mondo che appare fisicamente, non ha ancora conoscenza dello spirituale, però lo usa. Che cosa lo sprona all'evoluzione? Ci sarebbe da rispondere a lungo, però cerchiamo di seguire la via più breve e più semplice. Da principio l'uomo è condotto innanzi e tutto va bene perché è condotto nel mondo antico. Abbiamo avuto imperi come in India, come l'Iran. Proprio nella protostoria abbiamo avuto imperi con secoli di pace, di saggezza, di religiosità potente. Ed è proprio alla soglia dei tempi storici che questo comincia a essere riflesso in qualche testo, perché quando cominciò la paura di dimenticare i segreti dello spirito, perché si sentiva che non funzionava più la memoria spirituale. Quando funzionava la memoria spirituale non c'era bisogno di libri. Quando cominciò questo, sia quando cominciò un abbassamento dello spirituale, allora cominciarono i libri. E non è che noi possediamo i libri, possediamo ciò che più tardi fu espresso nei libri, per esempio nei Veda. I Veda sono la raccolta di qualcosa che fu cominciato a notare molti secoli prima. Si cominciò a notare proprio come appunti di esseri che sentivano, come noi facciamo quando siamo giovani, che prendiamo appunti per gli appuntamenti. E io ricordo che per anni tutto a memoria avevo. Quando ho cominciato a vedere che qualche appuntamento non funzionava, ho detto: beh, allora bisogna pigliare, segnarlo. E segnato è un segno di perdita di memoria, però è saggio. Quando questo fu raccolto, finalmente si trasferì, per esempio, ai Brahmana, ai Veda. E quali sono i testi più antichi, i Cinghi, eccetera, e poi i testi taoisti, eccetera. Comunque, a un certo momento lo spirituale ha perduto i gradi della conoscenza superiore e si trova all'altezza del pensiero. Prima era all'altezza della intuizione pura, poi della ispirazione, poi della immaginazione. L'epoca dell'immaginazione è quella che si riflette, per esempio, nel mito greco. La mitologia greca è proprio un composto armonico mondo di immagini degli dei, retaggio di un'epoca in cui gli uomini ancora vedevano gli dei dietro, non vedevano forza della natura, vedevano deità, vedevano il dio del fiume, poi il dio della guerra, eccetera, il dio dell'amore, eccetera. Quando questo è finito, comincia l'epoca del concetto, che viene l'amico Socrate, cioè stiamo facendo certi salti,
erano i ricercatori i fisicoi, ossia i filosofi naturalisti, i primi filosofi, i quali sono ancora un po' veggenti, ma cominciano a pensare, a ragionare. Poi, siccome questi si occupavano solo del principio di tutte le cose, l'archè, e per uno era l'acqua, per l'altro il fuoco, per un altro era l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra, per un altro era filia, kaineikos, sia l'odio, l'amore, eccetera. A un certo punto maturava il pensiero e venne una razza interessantissima, che sono i sofisti, i quali cominciarono a dire: ma che ci state raccontando? Acqua, aria, terra, fuoco, non vi accorgete che siete voi che li state pensando? E mentre quelli si perdevano nell'oggetto e ignoravano l'uomo, i sofisti rappresentano un progresso, da un altro punto di vista è un regresso, ossia un'ulteriore caduta, ossia riportano tutto all'uomo, ossia al soggettivismo. E questo spiega Socrate, perché Socrate, Platone quindi, ha in comune con i sofisti il soggettivismo, ossia lui comincia a parlare dell'uomo che conosce, mentre i presocratici si interessavano del mondo, ma non si accorgevano che era l'uomo che voleva cercare il principio di tutte le cose. E fu Protagora che disse: ma l'uomo avrà vissuto di tutte le cose. Questa sentenza è molto importante, no? Non perché noi siamo dei sofisti, ma perché nei sofisti c'è una grande saggezza, e Socrate la utilizzò. Senza i sofisti non ci sarebbe stato Socrate, come senza Socrate, come senza il dubbio non vi può essere la certezza. Quindi i sofisti dettero una scossa e così illuminarono l'opera di Socrate, che è grandiosa, insuperata, che si riflette poi nei due potenti, Platone e Aristotele, e da allora possiamo dire che la filosofia non ha fatto più un passo avanti, salvo che nella dialettica, ossia la dialettica è diventata più rigorosa, più concettuale, più razionalistica, si è caricata di determinatezza scientifica, perché più tardi è cominciato. Però dobbiamo dare la risposta all'amico Grazie. Ah no, all'amico. La risposta è questa: in quel punto che stiamo descrivendo cessa l'azione degli dèi e comincia il pensiero umano. Il che significa che l'uomo fino a quel punto fu guidato. Da allora cominciò a essere egli il responsabile della propria indagine. Mentre cominciava questo, però, avveniva qualcosa di molto grave. L'ultima luce romana tramontava. Quello che c'era di bello, di sacro, di forte, di morale, aveva raggiunto un apice e tramontava. La filosofia greca raggiunse l'apice con Platone, Aristotele, e cominciò anche lì una crisi. Quando venne il Cristo, l'umanità stava veramente sull'orlo del subumano. E pensate che i greci dicevano con Omero: meglio mendico sulla terra che re nel regno dell'Ade, ossia nell'aldilà. L'aldilà era talmente impallidito, aveva perduto talmente la forza che si amava la terra. Ma voi pensate poi, per esempio, all'Egitto, alle mummie, al materialismo egiziano, che arriva a una forma di magia che veniva dal fatto che loro possedevano delle forze, ma non erano più spirituali.
E quando cominciò quel processo di eternizzazione del cadavere, che durò secoli, tutto ciò che c'era di luminoso nella tradizione egizia era finito. Pensate poi tutto quello che avveniva a Roma con l'orgiasmo degli imperatori Capri, Ercolano, Pompei, eccetera. L'umano veramente in quel momento decadeva. In quel momento venne il Cristo e dette l'impulso all'uomo capace di essere il responsabile della propria conoscenza e della propria azione sulla terra. Cosa avvenne? Che la discesa continuò, però l'impulso del Dio era già inserito. E quando questo impulso raggiunse un'identità della parte eterica del cervello con il cervello fisico, ancora più profonda che quella avvenuta qualche secolo prima, per esempio, negli uomini che hanno dato la filosofia greca. Noi potremmo dire che questi, nell'epoca filosofica, erano degli esseri che già avevano la capacità di pensare, ma una parte del corpo eterico, della parte eterica della testa, era ancora capace di intuire il mondo eterico, il mondo spirituale. E questo spiega la potenza di pensiero dei greci. Anche quando sono materialisti, si sente una forza in quel pensiero. Guardate i frammenti di Eraclito, guardate i versi d'oro di Pitagora, poi leggete Platone, vedete che è tutto potente. È potente perché c'è un residuo di autonomia eterica nella testa, ma serve il pensiero che invece già si dedica al mondo fisico. Quando questa autonomia finì e l'uomo ebbe soltanto un pensiero capace di pensare mediante i mesmi cerebrali, la visione spirituale finì. E se non ci fosse stato l'impulso Cristo, l'uomo si sarebbe avviato a un'indagine che avrebbe potenziato il mondo fisico nel senso aramaico, senza nessuna luce. E invece noi vediamo che come cominciò l'indagine del mondo fisico, scaturirono negli esseri, negli indagatori come Galileo per esempio, delle intuizioni del cosmo, della terra, del cielo, degli astri, che sono il principio di una scienza nuova, il principio di un'azione, di una responsabilità del pensiero, che è veramente il germe dell'uomo futuro. Perché in quel momento il pensiero ha raggiunto il livello più basso, ma realizza la luce del Logos, che ormai gli è insito. La grandezza di quegli indagatori è che loro vivevano nell'indagine determinata del mondo fisico, ma simultaneamente si muovevano nella sfera del Logos. Quello che invece di molto negativo avvenne dopo e avviene oggi è che questa luce del Logos continua a esserci nell'intuizione di qualsiasi genere, però viene assolutamente ignorata.
La differenza, per esempio, tra Galileo, Newton, Kepler o Copernico e uno scienziato d'adesso è che allora loro avevano ancora il sentimento di un'operazione di pensiero che veniva dal divino, e anche quando erano molto matematici erano in sé religiosi. Guardate, tutti i loro scritti trasudano religiosità, mentre guardate, uno scienziato d'adesso deve le sue intuizioni matematiche, le deve sempre a quel lampo di pensiero, però lo ignora del tutto, non solo lo rifiuta, lo nega, ossia nega ciò a cui deve le verità che scopre o che intuisce. Ed ecco, finalmente siamo, tocchiamo terra, terra lì, e dice, non ha ancora conoscenza di cos'è allora che lo sprona l'evoluzione? E qui è la risposta, è il momento più difficile della risposta, perché adesso ciò che lo sprona all'evoluzione dovrebbe essere il fatto che egli comincia ad essere un io nel pensiero, in cui c'è il germe dell'io superiore. E quando diciamo io superiore possiamo dire logos. E quindi l'uomo, in un punto dell'io che si inserisce nell'anima e nel corpo, diventando ego, in quel punto è libero. È libero di dire no al mondo spirituale e di dire sì al mondo che sta in basso, e che lui indaga con i mezzi dello spirituale. Questa è la contraddizione terribile. Che cosa avviene allora? Che queste forze spirituali evocate e poi respinte non hanno altro rapporto con l'uomo, il quale ha mosso qualche cosa, non hanno altro rapporto che il karma, ossia l'uomo attinge a questa luce e poi la respinge. L'uomo rompe un'armonia, prevarica perché si impossessa di forze intuitive, si impossessa di forze dell'io, e questo lo dobbiamo veramente indagare da noi, perché oggi ci sono degli esseri carichi di forze dell'io, tutti, sono quasi tutti, se sono delinquenti sono molto più delinquenti di 40 anni fa, delinquente di 40 anni fa fa sorridere rispetto a quella che è la metodologia, la logica sottilissima del delinquente d'adesso. Ma tutto è così, c'è una carica di io, e l'io appartiene al Cristo, l'io è il Logos. Quindi l'uomo è libero di mettersi contro il Logos, ma anche di accettare le conseguenze di questo, mentre c'è la possibilità appunto di darsi una spinta dell'evoluzione mediante la conoscenza, ossia accordando il pensare con il Logos. Con questo quasi risposto, ma me ne rimane un quinto, siccome c'è un'altra domanda che adesso rintracceremo. Come ritrovare l'accordo tra realtà immaginativa e realismo esistenziale? E questa domanda è abbastanza interessante, perché è proprio quello che noi abbiamo perduto, perché la carica di io che veramente muove l'uomo in questo tempo. Guardate, ci sono degli esseri che vogliono fare gli artisti, ma sono veramente, non sono artisti, non c'è un artista, però sono forti, e in quello che fanno c'è l'impronta di una forza, e quando c'è l'impronta della forza senza la luce dello spirito, quelli arrivano.
E quando voi vedete certe sculture, certe forme quasi meccanicistiche dell'arte in cui c'è la volontà di fare qualche cosa, quelle arrivano. Lì l'immaginazione veramente cade nell'arimanico. Non educa affatto il fatto che ci sono degli scultori che fanno per esempio una macchina, ma una macchina non ha bisogno di essere scolpita. E la macchina è un'irrealtà, è il simbolo dell'impotenza dell'uomo, oppure dipinta. Adesso però andremmo fuori tema, cioè saremmo il tema, andremmo troppo, la prenderemmo troppo alla larga, mentre qui si tratta di capire che c'è una carica di forza nell'io che si esprime attraverso il pensare, il sentire e il volere. L'immaginazione non è altro che pensiero più volontà. Nell'immaginazione l'uomo è più forte, però questa forza gli è sottratta e l'immaginazione diventa la fonte della nevrosi, perché l'uomo immagina cose irreali ma contro se stesso. La maniera di persecuzione, per esempio, è questo: uno vede delle immagini, vede continuamente qualcosa che lo persegue, costruisce immaginativamente. E l'immaginazione male usata si vendica così, mentre l'immaginazione è una forza divina, una forza creatrice con cui l'uomo può veramente elevare se stesso. Ed è terribile che l'uomo non lo faccia. Però noi sappiamo le regole, conosciamo le vie dell'iniziazione e sappiamo qual è la via dell'educazione della immaginazione, e quindi abbiamo una grande responsabilità, perché non è chiamando uno e dicendogli guarda tu devi imparare questo che possiamo far scorrere nell'animo altrui questa educazione dell'immaginazione, ma è realizzandola noi, realizzandola. Ma è faticoso, perché noi dobbiamo vincere l'immaginazione soggettiva. Volete educare dei fanciulli, dovete avere una potenza immaginativa mediante cui certi principi che voi conoscete devono essere tradotti continuamente in forme nuove, non in forme fisse che si adottino così meccanicamente, no, bisogna creare ogni volta. Ma questo creare significa vivere nello spirito, ma questo andrebbe fatto in tutto. E per fortuna che siamo aiutati molto dai fratelli di Sergio, Cifre Garini, i quali stanno lì, e quindi possiamo veramente capire qual è la via della immaginazione. E capire il nostro problema. Il nostro problema è questo: che cosa vogliamo veramente? Facciamo gli esercizi e sentiamo delle forze, facciamo del bene al prossimo e ci sentiamo soddisfatti, aiutiamo l'amico che è in difficoltà e ci sentiamo. Ma in sostanza il lavoro vero ci deve portare a uno schieramento verso la parte del logos, questo è il vero lavoro. E la decisione di questo schieramento si sta avvicinando. E questo è difficilissimo dire,
però c'è nel libro Iniziazione di Steiner, c'è un punto in cui che proprio dopo la metà, quindi lo mette con un esercizio di quelli auri, di quelli difficili, e lui impone come condizione per il delineamento del corpo eterico, perché il corpo eterico è confuso, salvo nella testa, è sempre confuso con l'etere della terra, e quindi noi riceviamo influssi dal di fuori senza che ce ne accorgiamo, e un'arte dell'uomo è di tagliare il corpo eterico in modo da dargli una forma individuale. E il dottore dà molti esercizi, diversi esercizi. L'esercizio fondamentale però è questo: educarsi al desiderio della liberazione. Se uno legge questo dice: ma è tutto qui, ma io come lo desidero la liberazione? E no, perché educarsi al desiderio della liberazione significa porsi con autonomia rispetto a tutti gli altri desideri, sentire che noi siamo legati a serie di desideri, a serie di abitudini, siamo vincolati da tutto il mondo che ci lascia liberi, lì dove noi facciamo la meditazione, e questo va benissimo. A un certo punto vogliamo dare la risposta all'amico dell'evoluzione e dobbiamo capire che si tratta di decidere qualcosa secondo questa potenza del desiderio della liberazione. La parola potenza la metto io, perché il dottore, voi trovate nei testi di Evola degli aggettivi formidabili, delle espressioni potenti, sensazionali. Nello stadio è tutto tranquillo, trasparente, non c'è nessuna sensazionalità, però noi lo dobbiamo tradurre in qualcosa di potente. La potenza del desiderio della liberazione significa cominciare a capire che noi siamo salvi soltanto se poniamo al centro della nostra vita un amore più forte di tutti gli amori, un desiderio che dinanzi a cui tutti gli altri impallidiscono. Tutto questo non è che lo dobbiamo realizzare subito, ma noi possiamo immaginarlo. E qui trovo la risposta alla nostra amica che mi ha fatto questa domanda così interessante: l'accordo tra realtà immaginativa e realismo esistenziale. Il realismo esistenziale è un niente che ogni giorno si rivela come tale. Certamente, se si tratta della casa, uno ti vuole cacciare, o l'altro ti vuole mettere per forza, o non so, oppure le tasse, eccetera. E certo, questo è il realismo esistenziale, però attenzione amici, perché è proprio qui che si misura il rapporto con il fatto che si sente una realtà che supera questa e che ci dà la maniera di affrontare questa senza essere travolti, senza che ci venga rubata la potenza dell'immaginazione. E questa potenza dell'immaginazione la dobbiamo alimentare mediante l'immaginazione stessa. Ossia, potenza, ho detto potenza dell'immaginazione, devo dire potenza della liberazione, del desiderio della liberazione. La dobbiamo alimentare mediante l'immaginazione. E questo è importantissimo perché noi possiamo immaginare che cosa sarebbe la nostra vita
se al centro ci fosse questo impulso di liberazione che si impone a tutto. E noi possiamo immaginare anche che non perdiamo il rapporto con la vita, anzi ce l'abbiamo meglio, perché possiamo portarci a tutto senza essere presi da nulla. E possiamo veramente affrontare qualsiasi situazione essendo liberi. Ecco la forza dell'immaginazione al servizio della verità. E qui credo di aver risposto alla domanda dell'amico sull'evoluzione. Vediamo quanto abbiamo. Comunque, non vorrei bruciare la domanda, che è interessante. Viene citato un brano della teoria della conoscenza secondo Goethe, del dottore. La forma dell'immediata apparenza, che negli altri oggetti dell'esperienza va superata, per il pensare è invece quella che dobbiamo tenere ferma. Con questo fattore della realtà siamo legati in tal modo che l'attività del nostro spirito è al tempo stesso il manifestarsi di questo fattore. Che significa? Che noi non soltanto abbiamo un fenomeno, ma abbiamo anche la sua legge. Mentre di tutti gli oggetti dobbiamo cercare il contenuto interiore, quindi la legge, il fenomeno primordiale, per il pensare noi ci troviamo ad avere il fenomeno nello stesso tempo la legge che lo determina. E questo è importantissimo. Non c'è stato un filosofo sulla terra che abbia avuto, e guardate con quale semplicità noi abbiamo questa verità. Mentre tutti gli oggetti, in tutti gli oggetti che appaiono, noi dobbiamo superare la forma del primo apparire, del pensare no, noi il primo apparire del pensare lo possiamo prendere come è, e come è ci rivela l'essenza, per cui noi nel pensare sperimentiamo la manifestazione dell'essenza, e tutto quello che noi intuiamo di essenza delle cose è sempre la stessa essenza. Nel pensare unicamente noi sperimentiamo l'essenza, ossia una legge. E allora noi ci rendiamo conto quale dell'importanza di fare in modo di non contrastare le leggi del pensiero. Non per obbedire a qualcosa, ma per far rivelare qualcosa che il pensiero ci porta. Perché se ci porta per esempio l'intuizione riguardo agli oggetti, ci porta anche l'intuizione riguardo a se stesso. Ecco, ci dobbiamo soffermare in questo tener ferma la prima forma in cui si presenta, ma questa è la concentrazione. E dobbiamo lavorare molto perché noi arriviamo senza tensione, senza meccanizzazione, senza dialettica, ad avere l'esperienza del pensiero come si presenta. A questo punto noi cominciamo ad avere la prima forma di una esperienza spirituale lucida, cosciente, afferriamo una forza. E a questo punto noi eterizziamo il pensiero. Mediante il pensiero abbiamo una connessione eterica con l'etere libero della testa, che è in comunicazione con il cuore. E qui il tempo non ci consente, ma voi già sapete di che si tratta. Perché questa è un'operazione che si presenta ovvia e necessaria a chi
chiunque pratichi la meditazione. Ed è una grande avventura conoscere questa via, perché la meditazione proposta da altri metodi vi posso assicurare che porta l'uomo fuori strada. Oggi ci sono testi sulla meditazione, la meditazione trascendentale, la meditazione dinamica. Io me li sono letti, vi posso dire che sono delle brave persone che vogliono aiutare, ma appartengono a un livello che non gli consente di capire questo tema aureo della conoscenza, che è il frutto, direi, è il fiore del pensiero occidentale che finalmente si redime per via di un'ascesi che è la vera ascesi del pensiero. Ovvia e necessaria a chiunque pratichi la meditazione. Ed è una grande avventura conoscere questa via, perché la meditazione proposta da altri metodi vi posso assicurare che porta l'uomo fuori strada. Oggi ci sono testi sulla meditazione, la meditazione trascendentale, la meditazione dinamica. Io me li sono letti, vi posso dire che sono delle brave persone che vogliono aiutare, ma appartengono a un livello che non gli consente di capire questo tema aureo della conoscenza, che è il frutto, direi, è il fiore del pensiero occidentale che finalmente si redime per via di un'ascesi che è la vera ascesi del pensiero. Qui noi abbiamo anche la via verso la redenzione della psiche, il superamento di tutto ciò che nella psiche è patologico, perché è connesso con la vita piuttosto caotica di questo tempo. Il sistema nervoso, a differenza di tutti i sistemi fisici, degli altri sistemi, degli altri apparati, è un sistema che non riproduce se stesso. Se delle cellule muoiono, non si riproducono più, nel sangue no, nei tessuti no, si riproduce sempre tutto. Il sistema nervoso è tale che se subisce dei colpi, quelli rimangono, tant'è vero che gli psichiatri, gli psicoterapeuti si trovano imbarazzati perché non possono dare altro che sonniferi o sedativi. No, hanno persino perduto, salvo eccezione, gli amici che sono connessi con noi, hanno perduto persino la nozione di sostanze che possono dare un aiuto al sistema nervoso. Il sistema nervoso è un sistema morto, è tale che se noi potessimo staccare un pezzo del sistema nervoso e portarlo verso il cielo, risplenderebbe di luce, perché è un antico organo di luce caduto, disanimato appunto per dare l'esperienza del disanimato, sia del sensibile, fatto attraverso il nervoso che noi abbiamo. Ora, quando noi abbiamo l'esperienza eterica del pensiero, allora avviene qualcosa di meraviglioso, che una parte del sistema nervoso è come se fosse riportato nel cielo e quindi riprende vita. Apposta noi abbiamo questi risultati, che certi che vanno, pagano fior di quattrini e poi fanno l'esercizio della concentrazione secondo il canone del dottore e finalmente si sentono meglio. Naturalmente non diciamo questo perché per indicare la concentrazione come una via che debba sostituire le medicine, però noi ci dobbiamo ricordare che Giobbe, quando soffriva e sentiva la fine della vita, diceva:
il mio redentore in me, voglio dire il mio guaritore in me. E Cristo è il grande terapeuta, e quando noi siamo capaci di quella meditazione vera, allora è proprio la forza del Cristo che entra in noi.